13 novembre 1974 muore Vittorio De Sica. Il cinema italiano perde uno dei suoi protagonisti. Nato nel 1901, esordisce dietro la macchina da presa nel 1939 con Rose Scarlatte. Ma il suo nome è legato in maniera indissolubile alla grande stagione del neorealismo. Con Chouchat e Ladri di biciclette vince l'Oscar per il miglior film straniero. Dirige Sofia Loren in La Ciociara, Ieri, Oggi e Domani e Matrimonio all'italiana. Con quest'ultimo è ancora Oscar. Lei avrà il grossissimo premio che le abbiamo riservato.